Bentornati su Paresia. Oggi riprendiamo il nostro ciclo Ereticopedia, parlando di un piccolo libro che, per quanto modesto di mole, ebbe un effetto devastante, scatenando varie persecuzioni. In poche parole, ebbe lo stesso effetto di Wikileaks, ma con più scomuniche e più morti. Parliamo del Beneficio di Cristo. Ma prima di passare alla nostra narrazione, vi ricordiamo di mettere il like al video, iscrivervi al canale, attivare la campanellina per non perdere gli aggiornamenti sui nostri prossimi video. Inoltre, potete seguirci anche su Instagram e Spotify. Detto questo, sigla! Il trattato utilissimo del beneficio di Gesù Cristo crocifisso verso i cristiani, meglio conosciuto con il titolo de Il beneficio di Cristo, è un testo scritto da Benedetto Fontanini e rivisto e ampliato da Marcantonio Flaminio e pubblicato a Venezia in forma anonima per i tipi di Bernardino de Bindoni nel 1543. A seguito della edizione di 3 anni dopo, questo testo sarà un successo clamoroso nell'Italia e nell'Europa del Cinquecento. Roba che Fabio Volo, spostati proprio. Diviso in 6 brevi capitoli, risentiva ampiamente dell'influenza dei testi di Lutero, Melantone e in particolar modo di Calvino. Inoltre, vi era ben evidente l'eco del pensiero di Juan de Valdés e del movimento degli spirituali, che analizzeremo in vari video futuri, ma che, possiamo qui anticipare, si tratta di un gruppo di intellettuali, nobili e prelati che si riunivano in conversazioni spirituali attorno alle opere del loro maestro, Juan de Valdés per l'appunto, e alla filosofia del beneficio di Cristo, e che cercarono di stilare i punti fondamentali del programma da portare al futuro concilio che si sarebbe tenuto a Trento nel 1545, circa l'accettazione del principio luterano della salvezza per sola fede, soprattutto a seguito della nomina a governatore della città di Viterbo del cardinale Reginald Pole, il quale in seguito fu tacciato di nicodemismo. L'espressione Beneficium Christi è sorta nei primordi della riforma luterana, quando fu riportata alla luce l'importanza della giustizia di Cristo rispetto alla giustizia dell'uomo, acquistata mediante l'ubbidienza alla legge divina e i precetti della Chiesa. Negli anni tra il 1517 e il 1520 iniziò una nuova spiritualità sgorgante dalla fiduciosa fede nel beneficio della salvezza eterna operata da Cristo. Melantone stesso, il braccio destro di Lutero, nella sua opera Loci Communes, utilizzò il termine beneficium ignorato dalla Vulgata. Egli, rifacendosi ad alcune note filologiche di Erasmo da Rotterdam alla sua edizione del Nuovo Testamento del 1516, iniziò a chiamare Beneficium Christi il dono supremo della salvezza per mezzo della fede. Oltre all'opera melantoniana, la stessa spiritualità del circolo valdesiano dei cosiddetti spirituali influenzò fortemente la revisione dell'opera di Benedetto Fontanini da parte di Marcantonio Flaminio. La domanda che si pone l'autore, a seguito della spaccatura confessionale avvenuta alla dieta di Worms del 1521, è: chi pecca contro il corpo di Cristo? Beh, per lo stesso autore, tali peccatori sono sia i cattolici che i luterani. I primi perché negano la giustificazione per sola fede e si accostano a Dio con arroganza e con senso del guadagno. I secondi perché rompono il vincolo di unità e della pace del sacramento dell'Eucaristia. Di conseguenza, peccare contro il corpo di Cristo significa peccare contro la Chiesa universale. Il messaggio che questo libricino cercò di infondere nei pochi anni precedenti il Concilio di Trento fu un tentativo di conciliazione tra le due confessioni cristiane avverse, richiamando entrambe alla centralità dell'unico mediatore della grazia santificante, cioè Gesù Cristo. Come ho già detto, il beneficio di Cristo era diviso in 6 capitoli. Nel primo capitolo viene smontata la concezione pelagiana del peccato originale. Per Pelagio, un monaco vissuto tra il 360 e il 420 d.C., infatti, l'uomo per natura è capace di fare del bene indipendentemente dalla grazia divina. Per l'autore, invece, l'uomo eredita col peccato originale tutte quelle caratteristiche che lo rendono fallace. Di conseguenza, non potrà mai conoscere Cristo senza l'autoaccettazione della propria debolezza e del bisogno della grazia. Nel secondo capitolo, l'autore, tramite le sacre scritture e l'esegesi luterana e di Calvino, asserisce che Dio vuole che l'uomo giunga ad essere cosciente della propria miseria per accorgersi di Cristo e che la legge di Cristo non è altro che farsi servi per il prossimo, mentre la legge di Mosè
mostra i nostri peccati, ne accresce il desiderio, fa conoscere l'ira di Dio, pone l'uomo nella disperazione e infine lo spinge necessariamente a cercare Cristo. Nel terzo capitolo l'autore sostiene che il cristiano deve riconoscersi peccatore per procedere alla salvezza. La salvezza è fede nella grazia che proviene dai meriti guadagnati da Cristo sulla croce, come dote nuziale con l'anima. Ma che cazzo stai dicendo? Mi spiego. Come la colpa entrò e rimase nel mondo pur non essendo voluta dagli innocenti, così la salvezza viene per grazia. Si sposta quindi l'accento dai meriti personali e dalla mediazione sacramentale della Chiesa ai meriti di Cristo mediatore con la passione, morte e risurrezione. Solo la passione e il sacrificio di Cristo hanno riscattato l'uomo dal peccato e ogni volta che il cristiano ne fa memoria è giustificato da Dio. Nel quarto capitolo l'autore cerca di spiegare e glorificare la fede nell'azione giustificante di Dio per mezzo di Cristo e l'unità nel vincolo della pace. Per spiegare l'unione dell'anima con Cristo, egli utilizza l'immagine dello sposalizio. What? In poche parole, Dio celebra il matrimonio tra l'anima fedele e suo figlio Gesù. La dote dell'anima è il peccato e Cristo non si è sdegnato di farsene carico. Dio Padre sacrifica il figlio perché è pregno del peccato del mondo. Questi, trovato giusto, guadagna invece per sé la vita eterna. Così la dote di Cristo diventa un bene prezioso per l'anima e con essa tutto quanto Cristo ha fatto, detto e sperimentato. In poche parole, la partecipazione dell'anima alla realtà divina. Ma quali sono le basi sulle quali il cristiano può ritenere certo lo sposalizio dell'anima con Cristo? L'autore afferma che la certezza è fondata sulla scrittura, che è annuncio universale dell'Evangelo di Cristo, ma anche nella tradizione dei padri della Chiesa. Le ultime due domande che l'autore pone al termine del capitolo sono tra loro legate. Chi può essere detto giusto e ancora come la fede giustifica? Alla prima domanda l'autore risponde che le opere compiute dall'uomo davanti al mondo esaltano, ma davanti a Dio non giustificano. Le opere sono imperfette, ma se compiute verso i fratelli per misericordia corporale, saranno apprezzate da Dio senza tuttavia aggiungere nulla al suo disegno. Sul come la fede giustifichi, l'autore sostiene che non è l'uomo ad ascendere verso Dio, scalando la vetta della santità, accumulando opere davanti a lui, ma è Dio che si piega verso l'uomo e lo attira a sé. Al termine del capitolo, l'autore, interpretando la lettera di Giacomo, asserisce che le opere sono la diretta conseguenza dell'aver riconosciuto nel sacrificio di Cristo la giustificazione e la salvezza dell'uomo. Nel quinto capitolo, l'autore sostiene che l'imitazione di Cristo rende come Cristo e abilita quindi al bene operare. Infine, nel sesto capitolo, l'autore propone quattro rimedi per colmare la diffidenza dalla giustificazione che può nascere nel cuore del cristiano. Queste sono la preghiera, la memoria del battesimo, la comunione nel corpo e nel sangue di Cristo e questa è la vera novità, la certezza nella predestinazione. Tuttavia, da questi rimedi nascono ulteriori interrogativi. Come essere certi di appartenere agli eletti? E ancora, il mio soffrire è segno dell'ira di Dio? L'autore, dopo aver chiarito che Cristo è l'avvocato dell'uomo presso il tribunale di Dio, sostiene che il cristiano non ardisce a dirsi giustificato perché il suo animo non si sente soddisfatto delle buone opere verso il prossimo. La remissione dei peccati è grazia e non acquisto, perché questi sono rimessi non per i meriti di chiunque, cioè delle opere, ma per i meriti di Cristo. Posto all'attenzione della Chiesa nel 1544 dal predicatore Ambrogio Catarino Politi, il libretto fu oggetto di una feroce distruzione di tutte le copie circolanti. Solo una copia si salvò dal fuoco purificatore e venne fortunosamente ritrovata nel 1855 nella biblioteca del St. John's College a Cambridge. Il destino dell'opera seguirà successivamente le vicende biografiche di un altro uomo legato agli ambienti benedettini, il cardinale Giovanni Morone, e le vicissitudini che dovette affrontare scaturite dall'Inquisizione romana, che vedrà coinvolti i nomi di altri personaggi appartenenti al circolo degli spirituali, come Vittoria Colonna, Alvise Priuli, Pietro Carnesecchi, di cui abbiamo già trattato in un video, del cardinale Reginald Pole e dello stesso Marcantonio Flaminio, fino a quando, nel 1570, il libretto fu definitivamente posto nell'elenco dei libri censurati. Io mi fermo qui e vi do appuntamento a un prossimo video, ancora qui, su Paresia. Arrivederci a tutti.